determinate scelte si assuma la responsabilità, perché certe cose si sanno prima. È come se io facessi giocare magari giocatori che non sono pronti per questo tipo di gare, ma lo dico senza animosità. È stata una serata triste per la pallanuoto. Noi dovremmo essere felici, io per primo, perché siamo 1-0, ma da sportivo sinceramente penso che sia stata una delle partite più squallide che abbia mai visto in vita mia. Ci sono giocatori nel Posillipo come nel Recco, è una finale, uno spettacolo, è chiaro, c'è l'agonismo, ma stasera nessuno si poteva esprimere, perché penso che ci saranno state 40 interruzioni ogni 2 secondi, troppa confusione. Ripeto, io non do nemmeno la colpa agli arbitri, perché le cose si conoscono. La colpa è, beh, sicuramente di chi fa determinate scelte. Io non l'ho mai vista, è la prima volta che vedo e che sento una cosa del genere. Probabilmente c'è anche, come dire, la tensione per chi viene a gestire situazioni del genere, però la tensione va controllata, quindi come giocatori che non sono abituati possono perdere il controllo, così può avvenire fuori. Però, ripeto, aspettiamo un anno intero per arrivare a questo tipo di partiti. Io dovrei essere felicissimo, 1-0, ma sono veramente nemmeno arrabbiato, sono oltre la rabbia, sono proprio, ripeto, la parola che mi viene è solo triste per una volta la pallanuoto. Assolutamente, perché comunque loro sono competenti, sanno benissimo quello che è successo, sanno che non dipende sicuramente dai ragazzi, che sono stati anche fin troppo bravi a rimanere tranquilli in una situazione, ripeto, di estrema confusione e di quasi ingestibilità della situazione.